Sue, sorella? Yes. Ne vuole aprire una per regolarità? Quale, scusi? Questa. Oh, yes. L'apro subito. Contiene. Un regalo per piccoli orfani. Thank you. Può andare, sorella. Oh, okay. Thank you.
In questa cripta paleocristiana, scoperta nel III secolo durante la costruzione del Duomo, è raccolto il tesoro di San Gennaro, che è uno dei più ricchi che esistano al mondo. Il tesoro si è venuto accumulando nei secoli e comprende gioielli di grande valore storico ed artistico, oltre che venale. Una valutazione esatta di questi preziosi è praticamente impossibile, ma si presume tuttavia che essi raggiungano la favolosa cifra di 30 miliardi. I pezzi più importanti sono il rosario donato da Carlo III di Borbone, che comprende 524 diamanti nei bicchi e 73... Un debar. E tu dopo 30 anni hai regalato maestro lo chevasti orecchino. Una sevigné di perle nere della regina Margherita. Una brosche di brillanti che si dice sia appartenuta a Matilde di Canossa. La spilla di perle e zaffiri di Clementina di Aragona. E centinaia di altri gioielli di inestimabile valore, donati al santo per grazia ricevuta da nobili e generosi credenti di tutto il mondo. C'è stato un Vincenzo. Don Vincenzo Fenomeno non abita più qui, provvisoriamente si è trasferito a Poggioria. Qual è il numero? Tu lo sai, no? Eccomelo, no. Ci tengo pure due nipoti. A me? Ah, grazie. Stanno due americani là che vogliono parlare con Don Vincenzo. Non è ora. Ma come? Questi sono venuti dall'America e voi facete discussione per l'orario. Non è questione per l'orario, che a quest'ora Don Vincenzo sta dormendo. Ah, vabbè, se sta dormendo. He is sleeping. Oh. That's all right, aspettiamo. I signori possono trasire, che forse Don Vincenzo si è svegliato. Gaetano! Il colloquio è finito, forza avanti, via! Tu, vuoi dentro! Tu, andiamo via! Ma io ho già ancora parlato con l'avvocato! Cacchi, aspettammo a te, stanotte! Ma come, sto povero marito mio è un anno che non lo vedo! Quello meno lo vedi e meglio è! Carmè, prega a Dio che il presidente non firma domande grazie! Kasiesk! Kasiesk, Kasiesk! Signor Sette Bellezze, quando esci, che fai? Uè, che bella creatura! E quando deve essere giovanotto? 8 mesi, Don Vincenzo. 8 mesi, hai capito? E tu stai in galera da 3 anni. Se facevi la persona per bene, questo poteva essere figlio a te. Hai capito che ha detto Don Vincenzo? Dai, da, un pacchetto di sigarette a testa a questi bravi ragazzi. Va bene. Grazie. Scusate, Scusate. Vincenzo, non mi riconosci? Ma tu sei Jake? Sì. Come stai? Io mi credevo che tu eri morto. Oh, please, no, no. Tu sai come ho conosciuto lui? Durante la guerra. Io ero dentro le carri armate allora. Appena sbarcato a Napoli, lui si è pigliato mio carro armato. Bravo soldato. No, grande ladro. Lo dice per complimento. Avevamo 20 anni in meno. E questa bella signora? Viaggio di nozze, forse? No, no, niente nozze. No. Job. Ah, sì, ho capito. Gaetano, e beh, se non posso avere un colloquio privato con degli amici, io allora me ne ritorno a casa, no?
Andate a fare due passi tutti e due. Va bene, don Vincenzo. Si accomodi, signorina. Scusa il disordine. Ah, dunque, che c'è? È un molto grosso colpo. Very big. No, no, oramai mi sono ritirato. But I have money. Io pago la cauzione, qualunque somma, per farti uscire di qui. No, io qui mi trovo bene. Mi trovo come se fossi a casa mia. Tutti mi vogliono bene, mi stimano, mi rispettano, no. Vincenzo, io ho venuto dall'America per questo colpo. Io ero sicuro di tua amicizia, di tua collaborazione. Ma sì, l'amicizia c'è. E la collaborazione. I giovani di oggi non valgono niente. Jack, non valgono niente. Oddio, certo. Qualche eccezione ci sarebbe. Sì. C'ho l'uomo che fa per te. Aspetta. Gaetano. Vorrei dare un colpo di telefono. Un telefono? Scusate, don Vincenzo, sta telefonando un direttore. Ma questo direttore esagera. Passa la vita sua attaccato al telefono. Che dia? Don Vincenzo, avvicinatevi. Che c'è? Queste sono americane. Ah, sì. Oh, Jack, scusa. Gaetano, mi ricordava... Siccome in questa casa mi occupo anche un po' di amministrazione, anzi appunto, quest'anno abbiamo deciso di imbiancare un po' le cellule. Right. Se tu vuoi concorrere con una piccola moneta... Sì. $10, ti abbassano? $100 va bene? Thank you very much. Gaeta, ringrazio la signorina. Grazie, signorina. Questo giovane che mi parlava, come si chiama? Armanduccio Girasole, detto Dudu. Lo trovi certamente a Vicolo Dufa. Vai a nome mio e... È abile? Abilissimo. Figurati che il mese scorso ha svaliciato un pullman carico di forestieri mentre stavano a guardare il Vesuvio che fumava. Ma il Vesuvio è spento. Lui l'ha fatto fumare, a legna. Vado a ricotta, cavere cavere! Facciamo una bella mare! All'est, alla strada! Prego, prego, accomodate. Assaggiate, signorina. Quanto? È roba fine, prego. $500, 1000 lire. Chi è questo? Aria di Napoli. No, buono. Aria di Napoli, $500, 1000 lire, la volete? Aria di Napoli. Scusate, signorina. Signorina, Froilan. Miss, chiedo scusa. Perdonate se mi importuno. Questo è il mio biglietto di visita. E se vi posso essere utile. Massima discrezione. Thank you very much. Lei è molto gentile. Ah, miss, meglio se telefonate prima. Oh, sì, certo. Grazie. Cameriere? Sì? Vorrei una Coca-Cola, molto fredda. Eccola. Excuse me, sa dove posso trovare Dudu? Dudu? La verità, questo Dudu non l'ho mai sentito nominare. Don Vincenzo, il fenomeno, ha detto che potevo trovarlo qui. Ah, vi ha mandato Don Vincenzo? Sì, ma forse questa non è l'ora giusta. Scusate, vi è caduto questo. Per fortuna l'ha trovato un vero gentleman. Tu arrivate a pagata americana, a Dudu 200 lire chilo. Tu arrivate a patata americana, roba spicchiosa. Ma chi è? C'è un americano che ti vuol parlare. Ah, e con me? Hai sentito? Dici che è speciale.
e falla salire. O sole. Voglio! A Madonna, ci piace! Quando sali nuchi! Facciamo un po' di contropelo? No, no, vattene. Dudù, io domani vengo più tardi. È morto Pasquale Annunziata e io gli devo fare la barba. Allora è meglio che quel rasoio lo lasci qua. Dudù, sei una bellezza. Quante bottiglie ne avete fatte di whisky? 100. Per domani devono diventare 400. Ma come, erano 20 e già sono diventate 100. Ho preso un impegno e non posso mancare. Buono. Ma il whisky ce l'avete messo? Il 20%. E metteteci nel 25%, pare che vogliamo fregare la gente. Ah, ha telefonato il barone. Che vuoi? Ha detto che sabato sera c'è una prima al Teatro San Carlo, vuole sapere se ci vai. Che opera fanno? Cavalleria rusticana. Ma è un galà? No, è popolare. Non mi interessa, roba per Mariuolo. Digli che io all'opera ci vado solo d'inverno, quando le signore portano pellicce e gioielli. Ah, deve essere l'americana, dove la faccio accomodare? E qua, dove la vuoi portare? Vadio! Accomodatevi, faccio strada. Non morte. Attende che qua c'è sta un gradino. Ecco, questo è Dudù. You are welcome. My name is Maggie. Beautiful name. Do you speak English? No, è finito. Concetti! Signor Dudù... Niente, signore. A Napoli, Dudù a basta. Cosa vi posso offrire? Whisky, grazie. Sciasci, tenemmo whisky. Whisky, come no? Ah, whisky, no! Io bevo cose più semplici. Allora, Coca-Cola. Subito. Texas. California. Ho conosciuto parecchie ragazze della California. Ma non riesco a indovinare chi vi ha fatto il mio nome. Don Vincenzo il fenomeno. Ah. Io devo parlare di affari. Prima beviamo. Una sigaretta. Grazie. Dovere. Non trovo più mio lighter. Fusse vostro pure questo. Thank you. Vattene, va. E chiura la porta. E così approfittate anche voi del nostro bel sole. Cosa ne dite di questa nostra bella Napoli, vi piace? Non sono qui per turismo. Ah. Congettino! Che vuoi? Ah, signorina, delle sede, gli vogliamo offrire qualche cosa. E che è venuto per bere qua? Porta una Coca-Cola. Non ci sta! Non abbiamo Coca-Cola. Well, andiamo dove possiamo stare tranquilli a parlare d'affari. Quanto mi metto una cosa? Questa è mamma, permettete, mamma di latte, mother of milk. Oh, piacere, quanto è bello, le ho fatto qualche cosa. Ma me le porto pure in casa, le male femmine. Stai, Concetti? Sta facendo la collezione, adesso è il turno delle americane. Concetti, hai salutato la signorina? Ha saluto quando schiatta e la piccio pure una cannella. Scusate, la mia fidanzata, ci vogliamo bene da 2 anni. Graziosa. Oh, oh, è stata buono, dai, no. Ciao, mesa botta. Ho cantato la sua. Ehi, Nanninè, vedi come cresce bene. Allora, che cos'è che mi volevate dire? Si tratta di un affare molto interessante. Se è interessante come chi lo propone, sentiamo. Ecco. Dite pure. Grazie, Dudù, per quella medicina americana. Prego. Era buona, l'abbiamo bevuta tutti quanti. Rafilu, come andiamo? Meglio, meglio. Mi fa piacere. Oggi è una bella giornata, piena di sole. Grazie Dudù, me l'hanno già detto. E di che si tratta? È meglio che parli con i miei soci. Ah. Guardate che io costo caro. In lire italiane. Anche in dollari, se è per questo. Scusate Dudù, non mi avevo visto. Niente, niente. Ciao, Dudù.
E dove sono questi vostri soci? Quello là che litiga è Jack. Lasciatemi, che io Jack! A questo lo voglio. A questo... questo è Dudu. Che è successo? Dudu, lui è un imbroglione. Mi ha rubato. Che cosa credi, che io sono nato quella ieri? Quella giocata è perduta. E mo vediamo. Questo è un gioco che richiede molta attenzione. Quanto avete perduto? $200 mi ha fregato. Allora diciamo che voi puntate $200 sulla carta segnata rossa. Sì. Avanti, muove in mano. Basta guardare dove stai il rosso, è semplice, è uno questo, guardi, ecco il rosso. Perdo qua, al centro adesso. Dov'è il rosso? Questo è per il signore. No, è questa. Sei sicuro? E scopri. Avì, paga vagliuto. Controllate se c'è tutto. È tutto. Oh, $20, mancano $20 qua. A questo giovanotto gli abbiamo fatto perdere tempo. Ha già gambavorie, no? Andiamo, Ok. Dumped. Tu sei Dudu, eh? Modestamente. Senti, Dudu, noi abbiamo affittato una villa. Vediamoci domani. Prendiamo un drink e parliamo di tutto. Ma con questo bel sole ci mettiamo al chiuso. Vediamoci in mare. Oltretutto i pesci non tengono orecchie. Alle 10 al molo di Mercellina, va bene. Andiamo con il Panfilo. Tu tieni un Panfilo? No, ma là ce ne stanno tanti. Ah, Dudu, questo è Frank, Dudu. Ah, piacere. No, stai imbicciato. Lui ha ulcera. Ah, mi credevi il verme solitario. Goodbye, a domani. A domani. Ciao. E se stasera lei non sapesse cosa fare? Che voce! Ma come? È una delle più belle canzoni napoletane. Dudu, tutto è pronto. Qua c'è il piano studiato nei minimi particolari. Frank è stato qui 3 mesi per prepararlo. Adesso mi servono solo gli uomini, ma niente dilettanti e niente percentuale. Quanto vuoi per tua collaborazione? Fate voi, per me non è un affare. Se lo faccio solo per amicizia di Don Vincenzo. Si contenta se guadagna 5 milioni? Beh, sono più contento se ne guadagna 10. Sempre per l'amicizia di Don Vincenzo. Cara signorina, l'amicizia è il bene più caro che esista al mondo. Ok. Vuoi avere anticipo? Me li dai dopo e a Sciascillo ci pensi tu. Killer. No, mi fa le telefonate. Che? Ah. Pisce. Hai tirato le reti. Hai domande? Beh, vorrei sapere di che colpo si tratta. No, questo non lo puoi sapere, non ti riguarda. Perché non ti fidi? Tu sai mantenere un segreto. Sono una tomba. E anche io. E allora diciamo che non lo voglio sapere. Io ti do un palo, un autista, un tecnico, 2 macchine con le targhe pulite e il resto sono affari tuoi. Mi permette questo palo? With pleasure. E quando sarebbe questo colpo? Giovedì. Scusa, ma io giovedì non posso, tengo un matrimonio. Non mi dirai che io devo rimandare il colpo perché tu devi andare a un matrimonio. Ma si sposa la nipote di Donna Assunta, la mamma di Dudu. Non mi importa niente di chi si sposa, ho detto giovedì. Va bene, vediamo quello che si può fare. Ok, adesso dimmi gli uomini. Prima di tutti il barone. Il barone è un ragazzo eccezionale. Eccolo. Ma sei malato, che ce ne facciamo? Qui, Dudu, quale onore. Barone, domani mattina ti vorrei vedere. Stiamo preparando un affare importante, puoi? Sì, se è prima della fine del mese, perché il 28 tengo un congresso a Stoccolma. In Svezia non ci sono mai state e non me la vorrei perdere. La trasferta è buona. Ma deve essere operato lui? No, è un caso clinico rarissimo. Tiene il cuore a destra e campa facendo le dimostrazioni agli studenti. Adesso manca l'agonia e il capitale. Falla chiamare. Agonia, scende, è cosa importante. Scende a bacio. E come faccio? C'è Dudu che ti vuole parlare. Ah, dove sta? Eccolo, sta là, oi. Aspettami. Scusate, signore, mi è successa una disgrazia improvvisa. Mi dovrei allontanare. Guida quella, ma siamo sicuri? Ma che dite, Vincenzo guidava il trotto, l'ha vinto più corse lui. Vai, vici! Fermo!
Giotti, ma dove vai? Non si può entrare. Fallo passare. No, non si può, non deve entrare nessuno. Io so che sta qua con l'americana. Il lacci da tutte e due. Ma se ti dico che Dudu sta lavorando. Bouchard! Bouchard! Ah, non ci crede? E no. Allora va a guardare. Ti sei capacitato, mo? Sì, mi sono capacitato che sei un bello ruffiano. Questo sono strumento giapponese di molto grande precisione. In America, Frank, è uno dei pochi che lo sa usare. Dudu, oggi mamma Assunta fa le melanzane. Vuole sapere se ti piacciono con le alici o con il formaggio piccante. Le melanzane. Vabbè, ce lo dica. È Concettina, la mia fidanzata. Ah, mi fa piacere. Vogliamo andare avanti con la nostra discussione? Andiamo. Sit down, please. Dudu. Che è? Shashilo sta fuori di guardia? Sì, sì, sta alla porta. Sicuro? Ok. Se ne uscite. Dunque, ci stanno due percorsi. Uno sta sottoterra e l'altro invece di sopra. I due gruppi saranno collegati attraverso... Che bocche zucchero. Tenabelli porcellana. Abbiamo due percorsi sincronizzati al secondo, capito? Sì, sì. Il capitano e Agonia saranno sotto agli ordini di Frank. Benissimo. Buongiorno. Ui, saluto Darà. Vai avanti. La strada che ci interessa è in questa zona segnata col rosso. Vicino al Duomo. Ma hai tenuto presente che qua ci sta un commissariato, oi? Non ti preoccupare, a questo ci pensiamo noi. E come? Certo non ci mandiamo dei fiori. Abbiamo risolto situazioni più difficili in America. In America, ma... Ui, Salvador, t'hanno preso? Ma vediamo. E mo questo chi è? Niente, un fratello cugino di un compare di mamma, un parente, non ti preoccupare, vai avanti. No. Sì. L'appuntamento è qui a luna di notte in punto. A luna, capito? A luna di notte. Alle 25. E come vengo? Con filobus. Quando abito io, filobus non ci sto. Ehi! Una domanda? Vestiti come? What? No, niente. Baro che tu metterò smoking. E ho domandato. Anche l'abito ha la sua importanza. A luna di notte. E la gente per la strada, Jack? Ma a luna di notte la popolazione stanno a letto. Da voi? Ma qua, specialmente di stagione calda, c'è gente perfino che ci dorme per la strada. A te ti serve Napoli deserta e me lo devi dire. E io ti vuoto Napoli. Come? Baru, quando ci sta un festival della canzone partenopea? Il 24. Ha già jacket di biglietti. Ma è una gara di canto. Cosa c'entriamo noi? Tu da retta a me. Falli il 24. Che giorno parte la nave? When the ship sails? 25. No. It's impossible. Si deve fare giovedì. Come non detto? Well, ognuno di voi ha avuto un incarico preciso. Tutto è stato previsto, ma tutto deve funzionare al secondo. Frank ha la responsabilità della parte tecnica. Sincronizziamo i nostri orologi con quello di Frank. Io veramente c'avevo uno scoffo d'oro con catena. L'ho dovuto pignorare. Mi è rimasta la bolletta. Se l'organizzazione volesse provvedere... Agonisi, hai ragione. No. Scusate se mi intrometto. Ho sentito che necessitano orologi di precisione. Mi trovo ad avere qui per caso un assortimento garantito. Merce di prima qualità, movimento ad ancora, 17 rubini, antimagnetici, in acciaio e in similoro. Favorite, senza complimenti, a vostra disposizione. It's impossible! Get out! Get out! Dudu! Buttali fuori! Cosa fa qui tutto questo popolo? Fuori! Pasqua, non è il momento. Get out! Get out! Il cappello. Giardino. E che maniera, eravamo da vedere se c'è da fare qualche cosa. Poi vediamo cosa... Buttali fuori! Fuori! Jack, can I help? Anything I can do? No! Nobody can help me! Well... Oh! Per favore, mi raccomando soprattutto una cosa. Il segreto. Tenete la bocca chiusa con tutti. Con vostra madre, vostro padre, vostra sorella, vostro fratello, vostra moglie. Silenzio con tutti. Stai tranquillo, Jack. Allora, dove eravamo? Sì, in questa zona, segnata col rosso, c'è un punto X che conoscerete quando sarà il momento. Permesso? Ho saputo che state preparando un grosso colpo. Essendosi che deve pagare ancora l'ambulatorio, se potessi fare anche una piccola cosa.
Sacillo! Dov'è quell'idiota di Sacillo? Ha detto di venire qua. Io l'ammazzo! Io l'ammazzo! Sacillo! Dove sei? Eccomi! Stupido! Avevate lasciato la luce accesa. Ma qua chi guida? Dovevo guidare il barone, ma è andato avanti. Sciasci, guida tu. Barone, passa a rete. Io qua a questa distribuzione nei posti non ci ho capito niente. They'll remember your instructions. Well, I hope so. Attenzione! Oui, e chi è? Siamo in zona B. Tra tre minuti saremo in zona F. L'operazione comincerà fra 11 minuti. Ok, ricevuto. Passa e chiudo. Dudu, vai verso la sanità, ma dai un passaggio. No, vado da un'altra parte. E dove vai? Lo leggi domani sui giornali. Sempre dritto. Come ti chiami? A cosa qua? Che succede? Un minuto solo. Follow him inside. Andato che? Tuo amico. Ah, non lo sai, ma se lui ti ha detto che torna, torna. Andiamo da lui. Come on. Go. Piano, non c'è bisogno di spingere. Fermo, Dudu. Fermi tutti. Thank you.
Ho fatto, vengo su. Ne facciamo un'altra che il cavaliere si è mosso. Un po' sorridenti, fermi. Io devo scappare. Che bella sorpresa. Jack, grazie che sei venuto anche tu a onorare questa piccola festicciola familiare nuziale. Ma lei è fuori? Sì, sono fuori per un piccolo permessino. Questi ragazzi hanno voluto che io facessi da testimone oculare alle proprie nozze. Mi sono fatto accompagnare da Gaetano, lo conoscete? È giovane, si deve divertire un po' anche lui. Questo bel giovanotto. No, grazie, noi non possiamo assolutamente. Abbiamo molto da fare, mi crede, signore. What can I do? Chiudo, possiamo fermare. Ma, appena arrivati, già te ne vai. È il lavoro, amore mio. Sì, prega, servitevi. Questo è Giovannino, ragioniere e anche cavaliere. Piacere. Piacere. Don Gennaro Esposito, soprannominato Upiscia Sut. Piacere. La moglie, la sorella, la cugina, la cognata, lo zio, l'amica. Ah, oh, bene. Questo è mio cugino, questo è un avvocato. Da che parte sei dell'America? Stati Uniti. Ti tengo un fratello, dai noi. Grazie. Caro Jack, sono tanti, vedi, sono tutti amici. Non fare complimenti, trovate un posto, mettiti a sedere. Signori, il mio amico Jack, qui, ecco la sposina. Auguri e figli maschi. Beh, questo lo vedremo fra un mese. Che è questo? Oh. So cozzi, assaggi, assaggi. So buoni. Very good. Signor Jack, questo l'ho imbottigliato io quando ho dato la prima pompata di... Grazie. Signor americano, volete un po'? No, non mi piace. Grazie, guida dritta. No, thanks. Thanks very much. Poi ci mancano pure i mandolini. E qua. Silenzio, che Don Vincenzo fa un brindisi. Silenzio. Adesso che gli sposi con diletto si stanno accomodando sopra il letto. Don Vincenzo, quelli si sono già accomodati, se lo so già presi il diletto. Don Vincenzo, cagnato brindisi. Jack, o parla o fa o brindisi? No! Dudu, questo minuto è durato 2 ore. Mo andiamo, Maggie, let's go. Come on, Frank. Frank, let's go. Non è niente, è una piccola indigestione. Povero Frank. It's not good, Maggie. We might as well call it quits. Frank gone, and these 5 idiotic characters giving us the runaround. Why don't you make friends out of these idiotic characters? Wouldn't it be a good idea to tell them what the job is all about and give them Frank's share? What? 30% of those 5 idiotic fools? Well, at least you could promise it. And later on, we'll see. Condoglianze a nome della mia impresa. Ha pensato a tutto? Alle 14 lo imbarchiamo sull'aereo e questa sera stessa si troverà in patria. Se volete dargli l'estremo saluto. Ok. This will be the first time he's traveling without a false passport. Poor guy. Where did he buy that ring? He bought it in London 10 years ago. He always said he never won't be buried a pauper. Well, I guess he'll be happy to take 20 grand with him. Well, time has passed. It's worth a lot more now, at least 30. Sono venuto a associare al vostro dolore il mio personale e tutto il dolore dei quartieri bassi. È arrivata la corona. Sì. Carè, vieni. Un sigaro? Non tieni sigaretta? No. Va buono.
Dudu, io ti voglio parlare. Frankie. È stata una grande perdita. Era già tutto pronto. E ora dobbiamo rinunciare solo perché Frank è morto? È morto, right. E con questo? Era un grande tecnico, d'accordo. Ma ci stanno molti altri tecnici in giro. Dudu, sì. Se tu trovi uno per sostituirlo, sì, io ti do la percentuale. Il capitano. Quello a Napoli è meglio di Frank. Ok, ok. E se tutto va bene, io ti do il 30%. Ma il 30% di che? Di 30 miliardi. Hai detto 30 miliardi? Sì. E dove li troviamo a Napoli, 30 miliardi? San Gennaro. Il tesoro di San Gennaro. 30 miliardi di lire. Come non detto. Mi dispiace, Jack. La tua risposta? Amici come prima, ma niente da fare. I am very sorry, Becky. Ciao, Dudu. Luci, saluto. È una brava guagliola. Di giorno ricama dalle suore e la sera viene a lavorare qua. Ah. Scusa, Dudu, ma io non capisco. Un professionista come te. Ovvio, perché sono un professionista. E San Gennaro mi ha sempre tenuto una mano sulla testa. Vedi, io praticamente sono orfano. Mia madre era austriaca del balletto Schwarz, ballava sulle punte. Mio padre non ho avuto il piacere. Mamma era bellissima, la vuoi vedere? Sì, certo. Eccola qua. Qual è? La quarta. Ah, questa? O la quarta o la quinta. Oh, è bella anche la quinta. Sono tutto bello. Meinem Vittorio mit großer Liebe. Con grande amore. Ah, Vittorio è tuo padre? No, questo era il coreografo del balletto. Mia madre mi ha messo a balia e chi si è visto si è visto. Mi sono fatto tutto da solo. Sciusciari, formatorio. A 15 anni per guadagnarmi un pezzo di pane onestamente andavo a aspettare la circonvesuviana dove rallentava e gridava aiuto. E così fregavo il cappello a quelli che si affacciavano per vedere che era successo. Finché un giorno fregai il cappello a Don Vincenzo e da allora la mia vita da così a così. Ho trovato un padre e un maestro. Oggi tutti mi rispettano. E tu credi davvero che se non c'era la mano di San Gennaro io sarei arrivato dove sto adesso? E non vuoi arrivare più lontano? E dove? Non lo so. Intanto in un posto dove c'è meno gente. Hai ragione. Stiamo più tranquilli. Andiamo. Dove andate, Jake? Ciao, Luci. Ciao, Dudu. Ci siamo persi, Jake. Marescià, posso offrire? No, grazie. È il maresciallo che mi ha arrestato la prima volta. Ehi, Jack! Come on, Jack! Go away, Buster! Vai via! Lasciamolo lì. Gli avranno dato il mio whisky. Tutti dicono che la bellezza è la forza di una donna, ma questo non è vero. Certo, la bellezza conta, ma non è tutto. L'America è nelle mani di un migliaio di donne brutte, piene di rughe, ma che hanno un sacco di dollari in banca. Voi italiani dormite a destra o a sinistra? Ah, per me, dove vuoi tu, Maggie? Voglio essere anch'io ricca come loro, e prima che mi vengano le rughe. Ah. E quando sei ricca? Non sarò più la manicure di $300 al mese, e gli uomini non diranno più piccola Maggie, mettendomi la mano sul sedere. Ridicolo quando tu dici che sei arrivato, che la città ti rispetta, solo perché gli altri sono sotto fin qui e tu stai due dita sopra. Ecco tutto. Ma appena esci dal tuo quartiere,
Tu non sei più nessuno. È finito il grande Dudu. Tu credi di essere il re di Napoli, ma per gli altri sei sempre quello che eri, un ladro di cappelli. A Napoli anche un ladro di cappelli è un re. Non so nessuno. Ma tu presentati con 15 milioni di dollari in banca. Tutto cambia, dimenticano anche che sei stato in prigione. Se il direttore di un night non è gentile, tu lo fai cacciare. Se un poliziotto non vuole bere con te, tu lo fai trasferire. Il mondo diventa di due piani. Tu stai sopra e tutti gli altri sotto che applaudono. Perché la gente rispetta solo il denaro. Quando avremo fatto questo colpo saremo i padroni del mondo. Aiutami, per favore. Sono un bel mucchio di soldi, 30 miliardi di lire. Si possono fare tante cose. Non ti pare? Questa sarebbe una faccia da 30 miliardi. Sì. Ma non parliamo di denaro. Vieni qui, Dudu. Apri la bocca. Mi dispiace, Maggie. Mi hai fatto pensare. Sai come diciamo a Napoli? L'amore non vuole pensiero. Dudu, mamma Assunta non si ricordava se doveva giocare il 28 o il 48. Matrimonio o morto che parla. L'ho mandato su da Maria Rosa un goppa a Pusillic, che le aveva raccontato il sogno come l'aveva fatto l'altro giorno. Abbiamo fatto tardi e ho perso l'ultimo filo bus. Mi sono fatta a piedi fino alla villa. Ho visto la macchina e ho pensato che con te facevo prima. Ma non spiavo, Dudu, te lo giuro, non ti voglio soffocare. State zitta, Concetti, devo pensare. Hai visto che non mi vuoi più bene? Se mi volevi bene, mi pigliava a schiaffi. Voglio pigliare tutta la gente di Forcella, la sanità, il pallonetto e la voglio trasferire in coppa al Vomero. Al sole, Don Vince, che nei bassi non ci batte mai. Un grande quartiere residenziale per i poveri, pulito come la Svizzera. Tutta gente onesta che paga puntualmente. Chi non paga lo cascio io. Fai bene, hai ragione. Palazzi di vetro, piscine, vista sul golfo. E nel giardino più grande, se mi permettete, ci vorrei mettere la statua vostra, a figura intera. Ah, Armando, non esageriamo. Ah. A me mi basta un mezzo busto. Oh, ma dico io, per fare tutto questo ci vogliono 200-300 milioni. Anche più. E dico, San Gennaro, come sto?
Più di 30 miliardi. La faccia tu, Cicci. Allora vuol dire che San Gennaro sta caldo. E che ci stanno a fare dentro al Duomo? Sono soldi morti. In mano mia diventerebbero vivi. A già fa cose che quando passa Armanducci gira solo, tutta Napoli si deve levare il cappello. Armandù, ma oggi il cappello non lo porta nessuno, che si leva? Mi deve venire a intervistare anche la TV della televisione, dovrò sentire il mio parere. E se per esempio mi domandano se sono d'accordo sul piccolo divorzio, gli dico di no. E perché? Così, che ve ne pare? Astrattamente parlando, questo affare della Svizzera a me non mi dispiace. Anzi, è una cosa buona. Pipì, pipì, pipì. Peccato che queste idee vengano solo ai guappi, ai sindaci mai. Però, se questo patrimonio rimanesse a Napoli, ma da quando ho potuto capire, questi soldi vanno a finire in America, e allora? Ci ho pensato, Don Vince, che io so fisso. Armandì, ricordiamoci che tu hai cominciato a parlare a solo 4 anni e la gente non capiva un cacchio di quello che dicevi. Ma adesso avete capito? Grosso modo, bisogna vedere San Gennaro cosa ne pensa. Perché se quello si offende, si indispettisce, non fa più miracoli. Armandì, noi a Napoli cambiamo solo di miracoli. Insomma, non mi sapete consigliare. La questione è un po' delicata. Dimmi una cosa. In che rapporti stai tu con San Gennaro? In che senso? No, dico se gli hai fatto qualche scarpa, qualche cattiva parola. Io? Quanto mai? Io so devoto. E va bene. Allora ti consiglio una cosa. Va tu stesso, di persona, da San Gennaro e parlici chiaramente da uomo a uomo. Se San Gennaro ti dà l'autorizzazione, vuol dire che dopo San Gennaro ti do anche la mia. Va bene? Che giornata quequere. Speriamo che non lo troviamo nervoso. Ia, cartolino, lo spedito, come hai detto tu, con 300 punti, E come mai non è arrivato niente? La lavatrice non è arrivata. Io aspettavo a te che ci mettevi una buona parola. Scusate, signora, ma siccome si tratta di una cosa personale... No, un momento, io devo parlare, non ho finito. Ah, senti, mio nipote è stato a comprare motoretta. Vuole il terno, vuole che tu sabato gli fai pigliare il terno, hai capito? Non mi fa fare cattive figure. Non cominciamo a fare i capriole nata a volta, Ho finito. San Gennaro, tu il mio pensiero già lo conosci. Abbiamo parlato tante di te in questi giorni che forse ti hanno fischiato anche le orecchie. E poi non per niente sei santo. È ovvero, in passato c'è stata qualche incomprensione fra di noi, ma come si dice, mettiamoci una pietra sopra. Chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Io sono venuto a parlarti da uomo a uomo. San Gennaro, a Napoli tutto ti vogliamo bene, sei amato, rispettato. Ogni tanto fai il miracolo, ma parliamoci chiaro, nel mondo sei poco conosciuto. No, non voglio dire che non sei considerata, ma ci sono santi più conosciuti di te, forse meno meritevoli, ma che tengono città col loro nome. San Marino, San Francisco, San Tropez. Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti, ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? Che dici? Lo so che sei troppo modesto, e allora fallo per Napoli. Noi siamo poveracci e triboliamo, e certamente hai tribolato pure tu, se no santo non ti ci facevano. Adesso c'hai un tesoro. Ma che te ne fai di un tesoro? Tu qua stai bene, non ti manca niente. E invece con 30 miliardi possiamo far cose da far schiattare d'invidia a tutti. Un ponte sospeso fra Napoli e Capri, grandi alberghi per i senza tetto. Eusebio. Che? Eusebio. Ah, e ti compro pure Eusebio. Così vinciamo la Coppa dei Campioni e tu rimani famoso in eterna. Sei contento?
San Gennaro, ma tu un segno me lo devi fare, eh? Se no io non capisco nemmeno se mi stai a sentire. Oui. Abbi pazienza. Se non sei d'accordo, non ti devi vergognare. Dimmi pure di no. Ma prima pensaci bene. O sole. Qui è asciuto sole. Ha venuto in giovane. Meno male. San Gennaro. Ho capito. Grazie. Ah, le candele. Oui, le candele. Ah. Gennari, quanto sei bello. Dal Teatro Politeama trasmettiamo il Festival della Canzone Napoletana. La prima canzone è Cevo Tiempo di Maresca e Pagano. Canta Peppino Di Capri. E lucendo d'acqua e mare sotto sole, come allora mi pare di vedere. Sotto sole, quando era ancora sta, sotto sole, quando era. Marescià, se volete salire non fate complimenti. Grazie, signor, grazie. Al servizio è al servizio. Anzi, se non mi dispiace, ho aumentato un poco il volume. Buonasera, Marescià. Permesso? Ui, ui, ma che fai? Ma dove va? Dove la spina? Ma cos'è quella scatola? Ah, ecco. Ma se posso sapere che stai facendo? Ecco qua. Ma chi l'ha mandato? E che ne saccio, ne ho già consegnate 50 oggi. Va a finire che mi fanno perdere pure il festival. Questa è l'antenna, questo è il volume, o cosa, una bella firmetta. Una firma? Ecco. Ma che... Niente, ce l'avesse mandato il commissario Guidi. Ma che è sta storia? Vabbè, non importa, se non lo volete me lo porto via. No, lascialo qua. Magari vieni domani a pigliarlo. Dobbiamo accertare prima chi ce lo ha mandato. Grazie. Ah, ma dite mia. Buon ascolto. Tu ne capisci un po'? La stessa farà mia. Let's go. Qua. Ehi, voi dove andate? Non si può, il palazzo è pericolante. Ma noi ci abitiamo. Ah, scusate. Voi aspettate con la macchina dietro la chiesa. Ma perché? Pronto, chi parla? Vi avverto, stanotte ci sarà movimento in zona d'uomo. Addio. Oh, Ferdinà, favoritemi un latte di mandorla. Ma perché? Siamo in contatto. Vai piano e se arriva qualcuno, sì. Baciala, come se saresti il suo innamorato. Attenzione, agonia. Sono in ascolto. Nel punto esatto dove siete scesi ci deve essere una biforcazione. Attendo all'acqua. Siamo. Uno dei due tunnel è chiuso da una porta di ferro. Ecco la porta. Usate il laser e tagliate. Zitto. C'è qualcuno? No. Mi pareva. Capitano, il laser è uno strumento molto delicato e va usato con grande attenzione. Aspita, è una specie di fiammella ossidrica.
Andiamo. Porta di ferro sfondata. Comunicateci posizione. Passo. Pronto, pronto. Non vi sento, non vi sento. Ah, stava chiuso. Prova ad andare un po' indietro. Abbiamo perso il contatto e chissà dove sono andati. Ah, eccoli, fermati. Ostacolo numero due è il tunnel murato. Ecco il muro. Usate il perforatore ultrasonico. Dammo un frullatore, come cacchio si chiama? Ultrasonico. Io a sto coso non ci credo. Poi però, sta americani sono figli in droghi. Amamici. Look, watch out the police. Questa cosa non mi piace. Perché quel poliziotto stava qua? Dudu. Oh, Dudu. Eh? Che? Va a vedere che succede, perché io voglio stare tranquillo. Ah, sì, sì. Io ti incontrai una bocca rossa con una cerasa, una pelle profumata e fronne rosa. Siamo fregati, c'è una camionetta della polizia ferma. Sentiranno le esplosioni, ci stanno proprio sopra. Capitano, capitano, mi senti? Spegni subito la miccia. Troppo tardi, è dall'altra parte del muro. Look, andate indietro, 20 passi, 20 passi. Tornate subito indietro. Agli ordini. All right, now. Girate a sinistra, guardatevi intorno. Ci deve essere una scala di ferro. Arrampicatevi ed apritela, come si chiama? La cosa? What's it called? È come piccolo tomba. Ah, il tombino. A me mi veniva chiaviga. Il tombino, aprite il tombino e venite fuori. Sì. Così la polizia, quando loro escono, li prende. Come sarebbe? E se ne va via prima che c'è l'esplosione. Ti serve aiuto? No, grazie. Qui, maresciallo Vasile. Avete inteso come cantachista? E ora ci fai una bella cantatina pure tu. Maresciallo, qui c'è un equivoco. Quei cretini si sono portati anche la valigia. E adesso come facciamo noi senza strumenti? Qui c'è un equivoco. Sì, sì. A Monenna, vada no, che se facciamo subito ci sentiamo la seconda parte del festival. E sbrigati, beh, comunque. All'improvviso, tra il picche e batti mare. Chiudi la porta che fa corrente. Dudu, perché tanto tempo? Ho dovuto sistemare la macchina, no? Look, we have a delay we didn't expect. How are we going to get past here without our tools? What should we do? What am I, an electrician? Dudu, ma Dudu! Where is he? Già morte. State attenti che qua c'è una buca. Tu non puoi guardare dove metti i piedi, eh? Ho guardato. Adesso che non abbiamo strumenti, che facciamo? Come passiamo di qui? Quella è alta tensione, su almeno 10.000 volts. Guarda qua. Oh! La sedia elettrica mi fa meno paura. E finiremo lì se andiamo avanti con questa fortuna. Oh! You better be careful. Io un sistema ce l'avrei. Possiamo provare. Qual è il sistema? Lo zeppo al contatore. What? L'ho imparato durante la guerra. Con questo sistema a Napoli quasi nessuno pagava la luce. E mo come ce lo metto? Ci vorrebbe... Chiedo scusa. È tartaruga? Sì. Non è conduttrice. Proviamo.
No, no, è meglio di no. What's the matter with you? C'hai paura? Coraggio. Ma che fai, spingi? Su, forza! Mai. Passate presto, che non dura. Forza. Ma io non vedo niente. Dove? Ma dove? Qua sotto, forza! Come on, hurry up, Maggie. Forza, Maggie. Su. Oh! Scusi, se ci formalizziamo in questi momenti. Maggie, take this, il sacco. All forza, right. Jack, forza. Acchiappa qua, la lampada, sì. Jack, acchiappa la lampada. Un momento. Tieni qua, acchiappa i fili. Forza, tira su. Presto, Dudu, presto! Non ti muovere, ti tiro io. Piano, fai piano. Sì. Tira piano. Attento al naso. Tira, tira, tira. Boy, were you lucky. Andiamo. Mi sono fottuto pure la cravatta. A che punto sta il festival? Adesso sentiamo. Ma chi lo che fanno che non arrivano? Chi canta? Maria Paris. Ehi, Gloria Christian, Maria Bad, Sergio Bruno e abbiamo finito. Shh. E mo, come passiamo qua? È semplice, lo facciamo saltare. Where is the dynamite? Here. Per fortuna quegli idioti hanno dimenticato questa roba. What's matter? A rat, a rat! Sono sorici. Signorina. Scusa, sono molto nervoso. Lo vedo. Appiccia, va. Tieni, è meglio che la appicci tu. Sì, certo. Stai attento che è miccia rapida. Adesso siamo a cavallo. E chi lo butto giù, mo? C'è un'altra carica. No, è pericoloso. Questa è una carica troppo forte e la miccia è troppo corta. Va messa molto in profondità e allora non possiamo accenderla. It's no good. Ma io non mi ricordo che ci stava questo muro. Give me the map. Vuole la mappa. Oh, la carta, la... It's gone. I must have lost it somewhere. L'hai perduta. What do you mean, you lost the map? Can I trust you to do anything right around here? What, do you do everything right? Didn't you, for instance, hire this man, this silly doo-doo? Ha ragione, vedi io come sto calmo. You were the one who asked me to hire him. You were the one. If I'd run this job, it'd gone much smoother. Yeah, I see how smart you are. Oh, I guess it's all my fault. Yes, it's your fault, because now we could be in the States, robbing some bank in some hick town. So what? You've lost a lot of things in your life. Oh, yes, and I should have lost you a long time ago. I should have left you in the gutter where I found you. And where did I find you? You were in the same gutter, half dead, don't you remember? Oh, tell me, what are you now? If by the jewels and diamonds and all the money I've had on you. I didn't ever ask you for anything. Yes. What's the use of speaking up all this now? And I even had taken of your mother and your father and... L'ho preso! All right, l'ho preso, Jake. Only because I was useful to you. Che cosa? What now? Ho legato la cartuccia al topo. Povero topo. Se ci fa saltare il muro, gli farà il monumento al topo. Adesso lo infilo nel buco e speriamo che vada all'altra parte. Let's go! Bravo, spaghetti. Thank you, silly doo doo. Qui, già stiamo a Maria Bade. Facciamo presto. Maggie, doo doo. Ci siamo finalmente.
Questa è la catacomba della chiesa, la mappa era esatta. Ma dove sta il passaggio? Non ci sta il passaggio che Frank ha segnato. Ma che cosa c'è da ridere tanto? No, pensavo, avanti non possiamo andare, indietro non possiamo tornare. Jack, Maggie e Dudu. Io non ci trovo proprio niente da ridere. State zitti, shut up. Jack non ha senso di humor. Look, when I ask you to open your mouth, you open your mouth. But in the meantime, you just be quiet. Nobody has to pay me. E adesso, che la rabbia, scusa. Tanto qua non possiamo uscire. Queste sono catacombe, Non sono mica muri moderni. Non li fai saltare nemmeno con la dinamite. Senti qua. Avanti. Spingete la parte aperta. Ma quando ci avete messo? E tu come sei arrivato qua? Io niente, ho visto uscire qui sotto, ha lasciato aperta la porta e io sono entrato. Sci, sputo mon faccio. Come on, come on, what are we waiting for? Rompiamo il vetro e prendiamo i gioielli. Ma questo non si rompe, guarda. Ma ci provate in tutte le maniere, tanta fatica per niente. What? It's not true. Levatevi. Io l'avevo detto. No, 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 it's not true, it's not true, it's impossible! Come on, calm down, hold this. Let me try. Questi cristalli hanno un punto critico. Se si trova, si rompono anche con uno spillo. C'è qualcuno di guardia? Sì, o barone. Se no, che l'abbiamo presa a fare. Fai, fai. E Sergio Bruni, l'ultima canzone. Ci abbiamo solo 3 minuti. Poi qua bisogna uscire prima che le strade si riempiano di gente. Niente da fare, non si rompe. Should I try? If I can do it, how the hell can you do it? Ma proviamo ancora, prova, no? But at least I can try. I mean, what do we have to lose? I've been trying now for 1 hour, what can you do? C'è ancora questo. But there's still pearls. Come on, let's go, let's go. Lo zappero, vuoi lasciare qua? Sto qua, That's everything. Andiamo. Andiamo. È custodito il tesoro di San Gennaro, il cui valore ammonta alla favolosa cifra di 30 miliardi. 30 miliardi. 30 miliardi. Non ti preoccupare, il tesoro rimane a Napoli.
questa porta l'avevo chiusa. €5.000 si è pigliato Cacace per i paracci. Chi l'ha rubato i soldi a San Gennaro. Non voglio per via di qua. E lo da mese. Una voce scuro da. Hai preparato l'incidente. Aspettano con camion all'incrocio di Foria. Se senti la radio hanno scaricato la batteria. Ciasci, ti aspetti. Gli hai spiegato bene. Subito dopo lo scontro fanno sparire il tesoro. Spigni. Corri che ci hanno fregato! Ha vinto Teggio Bruni! Ha vinto... Well, we seem to have the same idea. Only you bid me to eat, I'll come. I'm not very good in arithmetic. I've never been able to divide by three. Instead, this way, I found it a lot easier. Tenetevi! E speriamo che quelli non prendano un'altra strada. E dove venne? Che vuoi che venne giù per scalinate? Go ahead, faster. Leva, ciasci, leva! Ma che è successo? Pieri, attenti, stiamo per arrivare all'incrocio. Speriamo che non si riprenda a scappare. No, no, quelli come arriva la macchina gli si buttano addosso. Arriva, arriva! Gli hai detto la macchina dove sta tu? Sì, come no? Stai pronto? E la seconda. Vai! La Pasqua, a che storia torna a casa? Va a sganciare quel coso là. Ma io sto sacco non lo trovo, dove l'avete messo? Cretino, era l'altra macchina che dovevi fermare. Ma adesso dove andiamo? Al porto, si dovevano imbarcare, andiamo al porto. Well, I think we lost them. They're not following. Oh, come on, why are you stopping here? I'm sorry, Jack, but I can't even divide by two. Maggie, you are crazy! I told you I was never good at math. I always avoid division. Maggie, wait a minute. Don't do that! Ma come è successo? Ma che ne sai? Ci ho sentito una gran botta. Che stavano vestiti di donna che galleggiava e sono corso ad avvisare. Mamma mia! E che ci sta un morto dentro! Povera quagliuta. E mo il tesoro se lo mangiano i pesci. Andiamo in gin. A me si cosa mi fanno male al cuore. Quanto fa uomo annegato? 36. Ah, e allora giochiamo 36, 44 e 76. 72 non può essere, la femmina non l'hanno trovata. Marescià, la donna l'hanno trovata. Non ancora. E allora facciamo solo lambo. Oh, mamma mia, che vergogna, che vergogna. Assassino, scomunicato. Ladro dei santi, hai rubato a San Gennaro. Che vergogna! Vergogna di tutta Napoli, vergogna! Sarete castigati, peste, diarrea e mala morte dovete fare. All'inferno dovete andare tutti quanti, all'inferno! Io avevo l'autorizzazione del santo e di Don Vincenzo. Ma come? Io me lo so levato come un figlio e tu questo mi fai? Io non ti voglio vedere più, capisci? Non ti voglio vedere più! Già tu non sei napoletano verace, tua madre è austriaca. Eppure una poca mignotta.
pure la mia. Tua madre era austriaca? No, no, poco mignotta. La mano secca ma deve cadere a tutti quanti. Donna sua, e non maledite. E che so io, la maledizione del santo, levate. Il ballo di San Vito vi deve venire per tutta la vita. Vi dovete muovere sempre, muovere sempre, muovere sempre. Dovete diventare tutti gialli per l'itterizia. La lingua e vi deve basta, cadere. E basta, mamma, mo esagerate. Eccole. Se San Gennaro non ti fulmina, è per un riguardo a me che gli sono un poco parente. Ma tre persone sono già morte, due l'hanno arrestata. San Gennaro non perdona. Non perdona, San Gennaro, non perdona. Io quasi quasi me ne devo andare. Barò, che vi sentite male? No, tengo un appuntamento. Salutatemi a Dudu. Io per fortuna non ho partecipato. Per precauzione però me ne vado a casa e mi metto a letto. Numerosi indizi in possesso della polizia e il ritrovamento del cadavere di un cittadino americano annegato nelle acque del porto fanno pensare ad un'organizzazione criminosa proveniente da... E mo che succederà? Dio Concetti, ma tu sei uscita pazza! A quest'ora te ne ritorni a casa! Dove sei stata tutta la notte, uè? Io non voglio altri guai, sa? Già me ne è abbastanza quello svergognato di Dudu! Quello farà la fine del padre! Quel rimbambito del conte che è morto al manicomio! Ti rimando a casa! E che bel regalo mi ha fatto mia sorella! Abbiamo trasmesso il giornale radio. Non ti vergogni. E io dovrei sposare una che passa la notte fuori di casa fino a quest'ora. Non ho fatto niente di male, Dudu, te lo giuro. Sono stata tutta la notte ad aspettarti alla villa. Ah. Lo so che tu non volevi, ma quando stamattina ho visto quell'americana che faceva le valigie, ho avuto paura che tu volevi partire con lei. Adesso ti sei tranquillizzata. Sulito voglio bene, Dudu. Scordati la che... Ma chi ci ha mai pensato? Dammelo as. Sei contento? Ah, adesso è partita. È partita. Sì. E dove è andata? Non te lo dico, sino tu le vai a presa. Io? E allora vuoi sapere la verità? Stamattina la ragazza mi ha invitato ad andare con lei. Ma quando ho capito che c'era un interesse sentimentale, sai che gli ho detto? Cara Meggy, il mio cuore è troppo impegnato. Prendi il primo treno e vattene all'America, hai capito? Col treno? Col treno, col vapore. Ma allora perché è andata all'aeroporto? Per prendere l'aeroplano, Concetti. C'è sci, telefono a capo di chi? E perché? Domanda a che ora parte l'aereo. Ah. Concetti, tu muovo bene. Tu sei abitante. Cerca Dottorno Cornuti, il trovarobbe del Teatro San Ferdinando. Digli che tra un'ora mi serve una bella macchina nera targata Vaticana all'aeroporto di Capodichino, con un autista in uniforme e uno con una bella faccia di galantuomo vestito da cardinale. Hai capito, una bella faccia da cardinale davanti al Teatro San Ferdinando. No, a Capodichino, Concetti, tutto dipende da te. Dudu, dammi un passo. Non è il momento, scappa. E non di niente a mamma assunta. No. Troppo tardi, l'aereo parte fra 10 minuti. Chiamiamo Don Vincenzo. No, dico, fermare un aeroplano non è una paziella. Sei sicuro? No, perché io mi espongo e non vorrei. Va bene, mo vedo quello che si può fare. Va buono, Don Vincenzo. Ma mezz'ora soltanto, di più non mi posso promettere. Attenzione, attenzione, i passeggeri del volo 114 per New York sono pregati di presentarsi al cancello numero 8 per sbarco. Attention please, the passenger of the time per 111. Non ci passi! Che succede? Qui non arriva più benzina. Peppino! Come? Improvvisi venti contrari? Ma se abbiamo ricevuto il bollettino 10 minuti fa. Vabbè, richiameremo. Facciamo prima. Ah!
minuti si decolla, io vengo subito. Bene, comandante. Calma, signori, nulla di grave, soltanto un piccolo contrattempo. Tra poco l'aereo decollerà. These damned bastards. Yeah, you're right, Meg. Attenzione, attenzione. I viaggiatori del volo 114 per New York sono pregati di recarsi al cancello numero 8 per l'imbarco. Grazie a San Gennaro siamo arrivati. Il volo per New York. È in partenza, uscita numero 8. Grazie. Possiamo entrare. La giacca, tieni la giacca, te. Ah. Ma dai, ma smettiamola con questi scherzi, ragazzi, chi mi ha preso il berretto? Non alzi la voce e venga con me dal comandante. Questo signore deve riuscire e poi vediamo se quella giacca è sua. Guarda là, è un'ora che ti chiamo. Dobbiamo prendere lei. Ma sta montando sull'aereo. Caccia il carré. Corri, che sta salendo. Che sta a fare, non cammina. Anything you want, let go of me now!
Ecco Maggie. Prendetela, è impazzita, io vado a chiamare un medico. E adesso facciamo il vestito nuovo a Napoli. Hai visto che bestia? Per un pelo. Ecco la macchina. Andiamo, c'è sicur! No! Non vengo! Osante non vuole! Non vuole Osante! Andiamo, fatente! Vai, cammina senza fretta. Tu come ti chiami? Aloisio. Aloisio, dammi una sigaretta. Stai attento che la vedo un posto di blocco, vai piano, hai capito? Normale, non correre. E tu sorridi e benedici. Benedici sempre, hai capito? Voi hai visto? Era l'arcivescovo Aloisio. E da dove viene? Siamo passati? Sì. Appena siamo fuori città, buttati sull'autostrada. Entro stasera dobbiamo stare in Svizzera. Cambiamo questi in valuta pregiata e domani torniamo a Napoli. Cerca di evitare il traffico e chiudiamo le tendine, che è meglio, chiude a lui. Ma sei sicuro che ti sei messo tutto? Mi sembri un poco sguarnito. Questo è l'abito. Ho chiesto un cardinale grasso e tu con questa faccia, figlia mia. Ma dove ti hanno presa te? All'arcivescovo vado. È venuta una donna devota, la chiamano Mamma Assunta. Ci ha detto di tutti i rischi che hai corso per recuperare il tesoro. Ti ringrazio, figliolo. E adesso il tesoro è veramente di Napoli. Sì, figliolo, hai ragione.